Scusate se stasera mi trovate un poco alterata, un poco incazzata, ma qua all'inferno tengo un grande problema. Io tutto mi aspettavo, tranne che di trovare pure qua le stesse problematiche che tenevo in coppa a terra. È scoppiata una crisi territoriale. È arrivato uno strunzo e boss, che si fa chiamare Pipistrello, e la vuole comandare pure qua. Dice che questa è zona sua, che non si nessuna. Io oggi ho provato a ci parlare, a farlo ragionare, ma niente. Proprio stamattina l'ha chiappata faccia a faccia e gli ho detto: Pipistrello, ma tu che hai capito? Tu da qua te ne devi andare, questa è zona nostra. Chi l'ha mai guardato con gli occhi piccirillo piccirillo, ha fatto pizza a riso, sarebbe un piccolo sorriso. E mi ha detto: oh, fra, ma io non esso pure, ma forse l'hai capito. Io non so dove andarmene, non tengo più una casa. Oh, Pipistrello, ma questo non è un problema mio, te ne risolvere tu. Quella continuata a sorridermi in faccia con una faccia indisponente. Ah, non è un problema tuo, Mait. Ma tu ti sei scordata. Quando stavamo sulla terra insieme, io e te, sei tu che mi hai creato problema a me. Sei tu che mi hai cacciato dalla mia casa, il mio habitat naturale. Stava così bello in te caverna, in te foresta, sei arrivato tu che hai abbandonato il tuo clan, tu hai cominciato a distruggere tutte cose. La gente mia l'avete torturata, l'avete accisa, alcuni di noi, sai, pure che l'avete messa in dei cellule, in dei laboratori per studiare, per analizzare. Siete voi che avete dichiarato guerra a noi, e non il contrario. Voi siete gli infami. Noi non potevamo fare altro che pigliarvi a morsa, passarvi malattia, era l'unica arma che avevamo per difenderci. Ma questa situazione si sarebbe potuto evitare se i mafiosi come voi, i camorristi come arrazzatori, ci avessero lasciato in pace. Quindi mo, che da gerisce, dobbiamo convivere, non c'è un'altra scelta. O Pipistrello, ma io di tutte queste cose di cui stai parlando non saci proprio niente. Brava malattissa, perché questa è la caratteristica della razza tua. Prima facete un male e poi ve lo dimenticate. I che ha già fa questo Pipistrello? Ha già cirera? Oppure ha già accettato la proposta sua? C'ha già convivere? Io per parte mia che vi posso dire? Finché ci sarà guerra di specie e di razza, c'è speranza. Un caro saluto a tutti quanti.